Solidificazione. Allora, nella solidificazione, io ho raccontato prima che nella sessione precedente abbiamo raccontato che l'acciaio si cola ormai quasi unicamente in colata continua. Perché parliamo del lingotto? Perché il lingotto è uno splendido esempio didattico. In realtà il lingotto mi permetterà di raccontarvi quali sono i problemi che si vengono a verificare quando io solidifico un materiale metallico. Problemi che si verificano in parte anche nella colata continua, ma poi anche perché a volte il lingotto si fa nei materiali non ferrosi, quindi in realtà il lingotto non è che sia stato escluso completamente dalle filiere produttive. Come vediamo qua a sinistra, il lingotto insomma, è un po' curiosa come forma. Qui vediamo chiaramente questo lingotto slingottato, cioè la lingottiera stava intorno, è stata tolta, e vediamo che è tutto fuorché un parallelepipedo omogeneo. Vediamo che ci sta una zona più esterna con una grana molto fine, una zona più interna con grani grossolani e una zona intermedia con grani allungati. Già questo ci lascia un po' perplessi. Ci abbiamo poi un bel buco centrale abbastanza importante e se avessimo anche una sonda, una microsonda, scopriremmo che qui è pieno di zozzeria, pieno di elementi che in qualche modo ci differenziano molto la composizione chimica fra il cuore e la parte esterna del pezzo. In realtà nella solidificazione si verificano tanti problemi che ci danno luogo appunto a questa struttura che vediamo schematizzata qui. Grana grossolana centrale, grana fine laterale, lo vediamo qua anche in sezione, e grana orientata la parte intermedia. Ora la cosa si può giustificare abbastanza facilmente e abbastanza rapidamente è questo cono centrale. Come si giustifica? Quasi tutti quanti gli elementi chimici hanno un volume specifico maggiore allo stato liquido e minore allo stato solido. Non lo date per sottinteso perché la vostra esperienza quotidiana è il contrario. L'acqua quando diventa ghiaccio si espande, d'accordo? Nei metalli non è così. E quindi in qualche modo quando io ho riempito la mia lingottiera, questa era piena, ma poi man mano che andava a solidificarsi il volume specifico si è ridotto e quindi in realtà il fatto che ci sia un vuoto è in qualche modo abbastanza giustificabile da questo fatto fisico sostanzialmente, cioè che quasi tutti quanti gli elementi chimici, con l'eccezione del bismuto, hanno un volume specifico maggiore allo stato liquido rispetto allo stato solido. Cosa dire a proposito invece della differenziazione nella microstruttura? Beh, su questo dobbiamo dire qualcosa in più. Cerchiamo di capire come solidifica un metallo. Immaginando avere a che fare con una solidificazione che non trova dei punti preferenziali nella trasformazione di fase, che sto dicendo? Facciamo un esempio abbastanza immediato. Avete mai fatto la pasta? Sì. Ok, avete mai osservato come bolle l'acqua? No. Avete aspettato pazientemente che bollisse, ma non avete mai guardato la pasta. Guardatela. In realtà l'ebollizione dell'acqua non è un processo omogeneo, cioè parte nella massa e comincia a gorgogliare. Scoprirete, osservando in maniera un po' maniacale la pentola, che parte la bollicina a ridosso delle pareti e comincia lì a gorgogliare. Fra l'altro parte sempre da lì e ripeterà la partenza della bolla da lì finché non diventa un'ebollizione di massa. Cioè, cosa voglio dire? Che normalmente le trasformazioni di fase non sono originate omogeneamente all'interno della massa del materiale con cui avete a che fare, ma troveranno dei punti preferenziali di innesco. Immaginiamo che la nostra solidificazione non avvenga così, ma che avvenga nella massa del nostro liquido. D'accordo? Quindi già un assunto di base abbastanza forzato. Abbassiamo un po' la temperatura. Noi sappiamo che la solidificazione è un processo nel quale il nostro materiale passa da un ordine a corto raggio, da un ordine, chiamiamolo a lungo medio raggio, ha un ordine a corto raggio, nel senso che nel liquido non abbiamo un completo disordine come se fosse un gas. Gli atomi nel liquido hanno dei mini aggregati interni in qualche modo che si formano, poi scompaiono in modo tale che la struttura resti liquida, ma non che non sia ogni atomo che va per conto suo come nei gas. Nel solido invece sappiamo che abbiamo questa struttura ordinata, reticolare, che abbiamo raccontato più volte. Ebbene, immaginiamo che in un certo istante nei nostri atomini presenti nel liquido, un certo gruppo di atomini si trovi, per esempio qui approssimato con questa specie di particella centrale, con questo numero X di, chiamiamo 50 particelle, si trovi per un istante in posizione ordinata. La domanda è, questo che andiamo a chiamare il punto di solidificazione, nell'istante successivo tenderà a dissolversi o richiamerà a sé
gli altri atomini che non sono al momento agganciati accrescendosi? Quindi, per dirla diversamente, in prossimità della nostra temperatura di solidificazione, noi avremo delle zone, delle parti, dei punti del nostro liquido che in un certo istante vedranno un certo numero X di atomi che potranno considerarsi come posizionati in posizioni reticolari ordinate. E la domanda è: questo gruppo di atomi l'istante successivo si dissolverà nel liquido oppure tenderà a aggregare altri atomi? La risposta ce l'ha dalla termodinamica. Consideriamo le due energie principali che sono in gioco in questo processo. Una è la delta G interfaccia. Che cos'è questa delta G interfaccia? Bah, è chiaro che questa particella che si forma in un certo istante e che non sappiamo se l'istante dopo si dissolverà o si accrescerà è caratterizzata da un'interfaccia rispetto al mondo esterno, no? Noi sappiamo che la zanzarina quando va a posarsi sull'acqua riesce a galleggiare perché il suo peso non sfonda l'energia di interfaccia della superficie, la tensione superficiale della superficie. Questa energia di interfaccia può quindi essere data come proporzionale alla energia superficiale gamma SL attraverso che cosa? Attraverso la sua superficie, ipotizzando di avere a che fare con una particella istantanea sferica, la superficie sarà pari a 4π greco r quadro. Quindi l'energia associabile al fatto che in quell'istante si formi una particella, un nucleo di forma rotondeggiante, può essere data questa energia di interfaccia pari a 4π greco r quadro gamma s con l, dove appunto gamma s con l è la tensione superficiale del nostro materiale. Questa è un'energia che devo mettere dentro o che devo togliere? Chiaramente che devo aggiungere al mio sistema, perché sennò altrimenti non esisterebbe. Quando sto solidificando, io ho i miei atomini che da una agitazione termica più alta si vanno a posizionare in posizioni reticolari ordinate. Ora voi sapete perfettamente che i nostri atomi in posizione reticolare non è che stanno fermi, loro anche si agitano un pochettino, però sicuramente fra l'agitazione che ho nel liquido e quella che caratterizza il mio atomino nella posizione di equilibrio, l'agitazione è decisamente più bassa e quindi io ho che gli atomi nelle posizioni reticolari di equilibrio sono più fermi, diciamo, meno agitati. Questa diminuzione di agitazione comporta l'emissione del calore latente di solidificazione. Il calore latente di solidificazione che viene emesso durante la solidificazione è legato al fatto che gli atomi si agitano di meno. Questa è un'energia che ha un segno diverso rispetto alla precedente, infatti il segno meno, perché è un'energia emessa dal mio sistema ed è proporzionale al volume della particella che si viene a formare, nel nostro caso 4 terzi pi greco r cubo. Quindi in realtà, ripetendo, l'energia in gioco durante un processo di solidificazione, ovvero le energie che mi fanno distinguere se il mio processo di nucleazione e crescita della mia particella solida evolverà verso un accrescimento oppure evolverà verso la scomparsa di questa particella istantanea, è legata appunto, in un caso, un'energia che devo immettere nel sistema proporzionale all'energia di interfaccia gamma SL attraverso il 4π greco r quadro, cioè la superficie della particella, e un'energia che invece viene emessa dal sistema proporzionale al calore latente di solidificazione per unità di volume e quindi moltiplicata al volume della particella, ipotizzandola che sia sempre una sfera 4 terzi di greco r cubo. Per valutare dal punto di vista termodinamico e ricordando che i nostri sistemi, almeno termodinamicamente, possono evolvere ogni qualvolta ho una diminuzione di energia libera. L'energia libera complessiva del mio sistema sarà data dalla somma algebrica di delta G interfaccia più delta G volume. E guardate qua che succede. Se io faccio un grafico dell'energia di interfaccia e dell'energia di volume su delta G in funzione del raggio della particella e raggio per ogni raggio faccio la somma algebrica, la sommatoria di quello che abbiamo visto qui essere delta G complessivo sarà data dalla curva tratteggiata. Detto questo, quindi
una volta capito che la variazione dell'energia libera risultante in funzione del raggio è data dalla curva tratteggiata, come discuterla? Ebbene, la discussione è abbastanza semplice, e cioè, premesso che i nostri sistemi dal punto di vista termodinamico evolvono in funzione di una diminuzione, solo grazie a una diminuzione di energia libera, facciamo una serie di ipotesi. Che succede se abbiamo a che fare con una particella che ha un raggio pari a questo, cioè pari al minimo che corrisponde a questo picco qui? Chiamiamolo raggio critico, d'accordo? Se la particella che mi si forma ha un valore del raggio inferiore a questo raggio critico, che è il massimo che si ottiene in questa delta G risultante, ipotizziamo che si aggiunga un altro atomo. L'aggiunta di un altro atomo implica un aumento del raggio, ma un aumento del raggio implicherebbe un aumento del delta G. Quindi in realtà, dal punto di vista termodinamico, se la mia particella ha una dimensione inferiore al raggio critico, essa in realtà si dissolverà nell'istante successivo. Se sono a destra del raggio critico, qui, ma anche qui, non importa se è positivo o negativo, non ci interessano i segni, l'energia delta G corrispondente è questo, l'aggiunta di un altro atomo mi implica un aumento del raggio, ma un aumento del raggio implica una diminuzione di delta G. Quindi, al di sopra del raggio critico, la particella potrà accrescersi. Quindi, questo cosa ci dice? Ci dice che solo aggregati di atomi superiori a un certo numero potranno evolvere accrescendosi, gli altri si dissolveranno. E a questo punto però la domanda viene spontanea, e cioè, questo raggio critico chi me lo dà? Questo raggio critico in realtà dipenderà dalla temperatura a cui vi trovate, perché non vi scordate che gamma SL e delta GV sono funzioni della temperatura, e quindi in realtà se ho temperature del mio liquido molto molto alte, il raggio critico si sposterà verso destra. Quindi che vuol dire? Che magari per poter solidificare un liquido a una temperatura troppo alta dovrei sperare che statisticamente un miliardo di atomi si trovi in un certo istante in posizione reticolare. Statisticamente non è impossibile, ma è decisamente molto improbabile. Se invece la temperatura la abbasso, io avrò una diminuzione del raggio critico, perché a un certo punto mi basteranno 5 atomi che sono vicini fra loro, e la probabilità statistica che 5 atomi si possano trovare in posizioni reticolari ordinate in un liquido di solidificazione è molto più alta. E il mio raggio della particella potrà accrescersi, e la particella potrà, il mio materiale, scusate, potrà solidificare. D'accordo? Quindi in realtà nella solidificazione di tipo omogeneo, senza quindi punti preferenziali di nucleazione, questo è fondamentale, la termodinamica ci permette di definire le condizioni di solidificazione in base alla temperatura alla quale teniamo il nostro liquido. Più la abbassiamo, più è probabile che il numero di particelle possano diventare critiche è alto. D'accordo? Vediamo qua quello che abbiamo appena detto. L'accrescimento della particella al di sopra di R con C è consentita dal fatto che questo gruppo di atomi ha un raggio iniziale superiore ad R con C stesso. Se ce l'avesse inferiore, si dissolverebbe. Ora, scusate, partito quello sbagliato. Ora il problema è un altro. La domanda potrebbe essere: ma cosa c'entra questo con il fatto di ottenere grana più grossolana o grana più fine durante la mia solidificazione? Ebbene, questo discorso è abbastanza semplice. Guardate qua, grana molto fine e grana molto grossolana. Lasciamo perdere quella intermedia per il momento. Quando avete riempito il vostro lingotto con la vostra lingottiera, scusate, con metallo fuso, in realtà il metallo fuso si troverà a contatto con una parete fredda. Avremo un forte sottoraffreddamento, l'R critico sarà molto piccolo. E se io nel mio sistema
Vediamo qui la sezione. Tanti punti che diventano critici. Ognuno si mangerà gli atomini che stanno insieme per accrescersi, ma troverà subito un altro vicino e quindi si dovrà fermare. E otterrò complessivamente una struttura a grana molto fine. Viceversa, durante la solidificazione, nella parte finale, avete capito che ormai la solidificazione procede dalle pareti verso l'interno, durante la solidificazione questa zona qui non starà a contatto con una zona fredda, ma starà a contatto con un materiale che si è appena solidificato, quindi che starà a temperatura non tanto dissimile dalla sua. Quindi la differenza di temperatura sarà piccola, la temperatura sarà alta, il numero di punti critici sarà più basso, e quindi quando un punto diventerà critico e potrà accrescersi, troverà molto liquido da potersi mangiare e quindi otterrò grana molto più grossolana. Detta in maniera diversa, grana fine o grana grossolana dipenderà da quanto sotto raffreddamento riuscirò ad avere durante il processo di solidificazione e da quanti punti potranno diventare i nuclei critici della solidificazione. Se ho un forte sotto raffreddamento avrò tanti nuclei critici e quindi grana molto fine. Se ho un basso sotto raffreddamento avremo un raggio critico molto alto, pochi saranno i punti critici e quindi il mio materiale formerà una grana grossolana. Qui possiamo vedere una simulazione di un processo di solidificazione mediante nucleazione omogenea. Vedete che il processo di nucleazione è continuo, non c'è un punto preferenziale in cui questa nasce e praticamente la parte bianca è il liquido che viene mangiato, il risultato è quello che vedete. Si mangia e poi alla fine completa la posizione, la vostra solidificazione secondo questa struttura. Rivediamola un'altra volta. Nascono i primi nuclei di solidificazione, non nascono tutti insieme, questo vorrei farlo. Il motivo per cui poi abbiamo grani di dimensioni differenti fra loro è perché non tutti partono allo stesso istante, se no avremo tutti quante particelle fra loro identiche, e da qui il motivo per cui abbiamo poi particelle fra loro differenti. Quando andiamo a fare una caratterizzazione metallografica per caratterizzare le dimensioni della grana cristallina ottenuta, infatti noi non troveremo mai tutti i grani solo di 42 micron, mai. Noi avremo sempre una distribuzione statistica, una gaussiana, se è di un certo tipo, perché potremmo anche avere distribuzione più di un picco, eccetera, dove appunto abbiamo grani intorno a certe dimensioni, d'accordo? Il nostro solido evolve dal liquido, formando grani che via via crescono, fino a ottenere l'intero sistema solido con grani e queste zone che vediamo qua di interfaccia tra un grano e l'altro, che chiameremo il bordo grano. Come vi ho detto, anche nel caso di un sistema costituito da una sola fase, vediamo che i vari reticoli cristallini, per esempio cubico corpo centrato, vedranno nel passaggio da un grano all'altro l'esigenza di rendere compatibile le differenti orientazioni. Tipicamente il bordo grano è una zona a più alta energia libera, tipicamente è una zona abbastanza ristretta, qualche distanza interatomica. Il fatto che questa zona di transizione da un grano all'altro, vi ripeto che esiste anche laddove abbiamo a che fare con un sistema monofasico, sia ad a più alta energia libera, cosa implica? Una cosa molto importante, e cioè quando avremo a che fare con trasformazioni di fase allo stato solido, dov'è che avverranno le prime? A bordo grano. Quindi in realtà tutto ciò che abbiamo raccontato sul discorso energia libera eccetera e l'esigenza che questa vada a raccontarci un fenomeno di trasformazione liquido solido di tipo omogeneo, cioè senza punti preferenziali, molto spesso nel caso delle trasformazioni allo stato solido la presenza dei bordi grano implicherà che sostanzialmente è quasi impossibile, in realtà i bordi grano saranno spessissimo dei punti preferenziali per precipitazioni di seconde fasi, carburi, nitruri, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie al fatto che, essendo delle zone al reticolo particolarmente distorto per rendere compatibile questa orientazione con quest'altra e con quest'altra, queste diventeranno zone a più alta energia libera e quindi zone preferenziali per la precipitazione appunto di ciò che deve precipitare. Ancora di più aggiungiamo i cosiddetti giunti tripli, cioè quelle zone in cui abbiamo tre grani che sono a contatto fra loro, che saranno ancora più distorte e che saranno ancora più energeticamente favorite per quanto riguarda la trasformazione allotropica durante una qualsiasi trasformazione allo stato solido. Qui vediamo quello che abbiamo appena detto, una trasformazione allo stato solido, dove appunto
appunto si formano queste particelle rosse preferenzialmente in corrispondenza ai giunti. Quindi, ripeto, ciò che abbiamo raccontato vale per una reazione crescita allo stato liquido, dalla trasformazione dello stato liquido allo stato solido, vale in linea di principio anche per le trasformazioni allo stato solido, se non fosse per il fatto che la presenza di una struttura policristallina ci influenza particolarmente questo processo e, sebbene saranno sempre trasformazioni basate sulla nucleazione e crescita, quindi sempre trasformazioni diffusive, laddove esse siano diffusive, queste però troveranno nel bordo di grano e nel giunto di del grano dei punti preferenziali per avvenire. Quando abbiamo detto, lasciamo perdere un momento questa zona intermedia, beh, adesso è il momento di parlarne. Mentre nel cuore del lingotto e sulla superficie il meccanismo di solidificazione è sostanzialmente governato dalla delta G, quindi dalla differenza di temperatura dal sottoraffreddamento e quindi dalla nucleazione e crescita di grani, sottoraffreddamento spinto, grani molto piccoli, sottoraffreddamento basso, grani molto grossolani, in realtà la zona centrale del nostro lingotto, questa che diciamo zona intermedia, che poi in realtà dal punto di vista proprio geometrico è quella più importante anche, risulta essere caratterizzata da un'orientazione dei grani che segue proprio le linee isoterme, cioè nella nostra solidificazione l'andamento è questo e i nostri grani sono allungati direzionalmente. Questo discorso in realtà fa riferimento a una solidificazione detta di tipo dendritico, con la D, doppia D, dendritico. Questa solidificazione di tipo dendritico la possiamo vedere per esempio qui. Guardate qui che succede. Qui stiamo asportando il calore dal basso, il liquido blu è questo qui, la dendrite precede verso l'interno. Allora, per capire che cos'è la dendrite, è una cristallizzazione a forma, chiamiamola arborescente, sembra un piccolo alberello, con dei rami e rametti che hanno dei rami, una struttura quasi frattale potremmo dire, dove i rami principali sono ricchi in elementi altofondenti, lo spazio fra un rametto e l'altro è più ricco in elementi bassofondenti, là dove stiamo parlando di leghe sostanzialmente. Ebbene, queste dendriti sono delle cristallizzazioni particolarmente orientate e solitamente non ci danno buone proprietà meccaniche, quindi in realtà la loro presenza non è assolutamente una cosa piacevole e favorevole dal punto di vista meccanico, ma sono quelle che si vengono a ottenere nello stadio intermedio, laddove appunto la direzionalità dell'asportazione del calore svolge un ruolo fondamentale nel processo di solidificazione. Vediamo qualche altro caso, come si rappresenta, questa è chiaramente una simulazione, ma la struttura dendritica poi può essere rappresentata tridimensionalmente, immaginando un punto centrale da cui si diramano i rami dendritici. Questa struttura ricorda un po' una specie di stella, ma le orientazioni di questi rami principali seguono le orientazioni principali del reticolo di Bravais, cui corrispondono appunto le parti. Vedete che c'è un ramo principale, il rametto ancora, il rametto stesso, con una struttura che ricorda un po' una struttura arborescente. Attenzione che voi non osserverete mai una struttura tridimensionale come la stiamo vedendo. Voi, a livello di metallografia, osserverete sempre delle sezioni, sezioni che avranno quindi una visione sul bidimensionale che sarà una rappresentazione bidimensionale di questo oggetto qui, quindi sarà piuttosto differente. Ma la sua trasformazione tridimensionale sarà di questo tipo qui. Vediamo che queste dendriti hanno forme differenti a seconda del gradiente di temperatura. Quanto più esse spinto, tanto più saranno piccoline. Un gradiente più basso, 100 Kelvin per millimetro, 300 Kelvin per millimetro, vedete che appunto la struttura è differente. Quello che voglio stressare è sicuramente il fatto che c'è una differenza netta fra il tenore degli elementi chimici presenti nel caso di una lega, nel caso di un metallo puro non c'è questo problema chiaramente, e lo vediamo nei colori che sono qui presenti. Il colore più scuro qui fa riferimento agli elementi più altofondenti, il colore più chiaro fa riferimento agli elementi più bassofondenti. Su questo in realtà dobbiamo dire qualcosa già a monte, e cioè nel nostro lingotto in realtà questo problema della disomogeneità chimica è particolarmente sentito.
non abbiamo ancora parlato, ne parliamo ora. Quando io vado a solidificare un metallo puro, e vabbè, un metallo puro, quindi sempre ferro puro, alluminio puro, titanio puro, non ho grandi problemi. Il problema è quando vado a solidificare metalli che hanno, sono delle leghe. Prendiamo per esempio un caso estremo, una lega ferro-alluminio. Il ferro fonde a 1528 gradi, l'alluminio a 670 gradi. E dal punto di vista della distribuzione degli elementi, noi abbiamo una difformità, una disomogeneità anche molto importante fra strato iniziale e strato finale. Zona sicuramente molto più ricca in elementi alto fondenti, zona più ricca in elementi basso fondenti, e nella zona dendritica la differenziazione non è semplicemente nel gradiente di temperatura, ma anche fra rami principali delle dendriti e spazi interdendritici, che solidificheranno dopo i rami principali e che quindi saranno più ricchi in elementi basso fondenti. Questa differenziazione di composizione chimica da punto a punto nel nostro lingotto ci dà luogo a che cosa? Primo, a differenza di comportamento meccanico da punto a punto, se vado a fare micro durezze, ma anche bassa durezze, io vedrò fluttuazioni molto importanti. Ci danno, per esempio, se uso così com'è il mio lingotto, ci danno una resistenza alla corrosione estremamente variegata da punto a punto, perché cambiare la composizione chimica mi cambia anche la resistenza alla corrosione e così via. Da qui, per esempio, la necessità di sicuramente omogenizzare la microstruttura. Esistono processi, trattamenti termici, che si chiamano proprio ricottura di omogenizzazione. Negli acciai si prende il pezzo, si porta a 1000 gradi, lo si fa stare per un po' di tempo in modo tale che, portandolo a 1000 gradi, attivo la diffusione. Attivando la diffusione, gli elementi si ricollocano in maniera più omogenea nel mio pezzo, abbassando questa, questa differenza di composizione chimica, che dal punto di vista puntuale può chiamarsi segregazione, dal punto di vista un po' più globale, distanze maggiori, si può chiamare segregazione. Nel caso di variazioni puntuali su scala del grano, può chiamarsi liquazione. Quindi vi ripeto, il nostro lingotto non solo presenta disomogeneità strutturali importanti dovute al meccanismo di solidificazione, ma anche disomogeneità chimiche molto importanti. Entrambe, prima di mettere in opera il pezzo, devono essere recuperate. Non è finita qui in realtà, perché? Perché, e con questo appunto compriamo la visione del processo di solidificazione del lingotto, nel processo di solidificazione del lingotto abbiamo detto partiamo dal lato, dalle superfici laterali, e il fronte di solidificazione viaggia verso l'interno. Viaggiando cambia la composizione chimica locale, quindi solidifichiamo via via sempre di più elementi basso fondenti. Non solo, in realtà, il nostro fronte di solidificazione nel suo movimento raccoglie anche tutte le impurezze, la maggior parte perlomeno, e le porta con sé. In pratica, in questa parte alta, che vedete circa un terzo del lingotto, non solo abbiamo questo cono, praticamente, ma abbiamo anche la raccolta di quasi tutte quante le impurezze presenti all'interno del lingotto. Che si fa? Bene, quello che si faceva a suo tempo, ovvero si prende il lingotto e si taglia per circa un terzo, e circa un terzo del lingotto andava solamente che rifuso, non si poteva fare nulla. Questo è uno dei motivi per cui si è passati poi alla colata continua. Immaginate di produrre cioccolata e un terzo della cioccolata deve buttare ogni volta, inaccettabile insomma, e quindi in realtà l'unico modo che c'era era quello appunto di, una volta slingottato, tagliare un buon pezzo del nostro lingotto e mandarlo a lontano, rifondendo ulteriormente. Qualche esempio, queste non sono simulazioni, ma sono dendriti reali, in realtà possono essere osservate mentre si formano, e vediamo appunto come si accrescono, chiaramente con l'asportazione di calore che sta a sinistra e la dendrite che procede verso destra. La direzionalità dell'asportazione del calore è l'aspetto principale che ci governa il meccanismo di formazione delle dendrite. Qua qualche informazione in più sulle varie forme che può prendere il cono di ritiro, che può essere appunto totalmente collocato in alto, un po' più in basso, varie forme di microstruttura a seconda delle modalità di colata, delle modalità eventualmente di cottura, eccetera, eccetera.